Perdonate l'attesa, Mr. Flores. Sono pronto per accompagnarvi. Come? Accompagnarmi dove? Su, su. Non c'è ragione di essere nervosi. Nervoso? No. È il vostro aspetto. Beh, preoccupante. Preoccupante? Io? Ma io sono un amico. Mi chiamo Manny Calavera, vostro agente di viaggio. Non voglio un agente di viaggio. Voglio andare a casa mia. Non potete, Celso. Siete morto. Ma non siete solo. Qui tutti sono morti, proprio come voi. Ecco perché si chiama Terra dei Morti. Siete pronto per il grande viaggio? No! Quale viaggio? Il viaggio quadriennale dell'anima. È un lungo viaggio. E non posso mentirvi, Celso. Può essere molto, molto pericoloso. A meno che non tiriate fuori il denaro con cui siete stato sepolto e compriate da noi un viaggio migliore. Non preferireste attraversare la Terra dei Morti su un'auto sportiva? O provare una crociera di lusso? Se avete condotto una vita impeccabile, potreste ottenere addirittura un biglietto per il numero 9. Il numero 9? È il nostro miglior treno espresso. Arriva direttamente al nono al di là, la terra dell'eterno riposo, in 4 minuti anziché 4 anni. Ma pochi ne sono degni. Diamo un'occhiata al vostro curriculum. Bene. La cattiva notizia è che il treno è oltre la vostra portata, ma ho un altro paio di assi nella manica. Sì, ecco la soluzione. La linea Excelsior. Già, è proprio bello. Quella bussola sulla maniglia vi sarà utilissima, vedrete. Ah, sarà un viaggio fantastico. Vorrei esserci anch'io. Perché no? Potreste darmi un passaggio. No, io non me ne posso andare finché non avrò pagato un piccolo debito. Lavoro sociale, eh? Beh, suppongo che ci sia gente messa peggio di me. Ehi, me ne andrò molto presto da qui. Certo, non grazie a casi disperati e inutili come il vostro, amico. Ehi, Manny, il capo mi ha detto di dirti di non scappare stasera. Vuole parlarti di qualcosa quando tornerà dal suo viaggio. Di a Don che va bene. Non vado da nessuna parte. Specialmente con clienti come questo. Dove la trovano certa gente? Non hanno fatto niente di buono. Non posso vendergli niente di buono. Non posso pagare i miei debiti. E sto qui, a vendere spazzatura dei pezzenti per l'eternità. Mi servono clienti migliori. Mi serve un santo. Quello che mi serve è un santo ricco e defunto. Che è sesto? È un ordine del giorno. A tutti gli agenti, da capo ufficio Don Copal. Molto bene, teste d'osso. Ringraziate la vostra buona stella e fiondatevi nelle vostre maledette auto. Abbiamo un avvelenamento di massa per le mani. Ci sono troppe vittime per assegnare casi specifici. Quindi chi primo arriva, meglio alloggia. Quindi, vedete di darvi una mossa. Come no, fesso. Il mio computer mi dà accesso istantaneo al database dei defunti. Ecco il file di Celso. Quel bastone da passeggio era anche troppo per lui. In quest'ultimo armadietto ci tengo il cappotto. Non c'è niente dentro, a parte il cappotto. Dovrei fargli prendere più aria. Il boss mi regala sempre questi manuali del perfetto venditore. Hanno comprato la fattoria, adesso vendigli le mucche. Roba del genere. Meglio prendere queste carte. Si preannuncia una lunga giornata di solitari. La mia falce. Mi piace tenerla vicino a dove era il mio cuore.
Non molto tempo fa sulla porta c'era scritto Ripostiglio Scope. La mia vecchia porta. La grande porta dorata del mediocre dirigente. Per favore, un po' di rispetto per il nostro intrepido capo. Perché? Lo sai che lavoro qui da più tempo di lui? E te ne vanti. 1-0 per te. È Eva, la segretaria del boss. È Manny, il capro espiatorio del boss. Buenos dias. Manny, perché non sei all'avvelenamento? Che avvelenamento? L'avvelenamento da gaspaccio, codice 3, a cui stanno lavorando tutti, tranne te. Perché mando i memo se poi nessuno li legge? Qualche messaggio per me? A parte quello dell'avvelenamento? Sì. Ho soltanto un messaggio per te, Manny. Non sono la tua segretaria. Non prendo i tuoi messaggi. Cerca di ficcartelo nella zucca e smettila di passarmi le tue telefonate. Ok, ok, ma erano 4 messaggi in realtà. Nel mio cuore, credimi, sei ancora la mia segretaria. Manny, di cosa stai parlando? Non sono mai stata la tua segretaria, neppure quando eri in sella. Ho un solo capo, lo stesso che hai tu, Don Copal. Via, so che lavori per un altro uomo oltre a Don. Di cosa stai parlando? So che ogni tanto prendi appunti per Harley. Oh, Manny! Sparisci, ok? Impegnata come al solito, vedo. Avrei più lavoro se tu avessi più clienti. Dove sono tutti? Manny, hai scordato che giorno è oggi? Un cribbio. Sono venuto di sabato un'altra volta? È il giorno dei morti. Tutti tornano nella terra dei vivi per visitare le loro famiglie, come dovremmo fare noi. Perché tu non vai a trovare la tua famiglia oggi? Beh, il capo è qui e così io devo essere qui. E tu, Cal? Non ho nessuno da andare a trovare laggiù. E non vuoi Domino qui da solo a raccogliere tutte le buone occasioni? Domino è qui? Adesso è all'avvelenamento. E ti sta soffiando la commissione. E così vai alla festa di Natale? Dopo lo spettacolo che hai dato di te lo scorso anno. Non me la perderei per niente al mondo. Hai qualche pettegolezzo? Ho sentito dire che Domino ha avuto un aumento. Oh, por favor, dammi qualche buona notizia, vuoi? Ti amo ancora. Sei la luce della mia vita, ciliegina. Bene, vado a battere un po' la strada. Bravo, dagli una lezione a quella strada. Di qua si entra nell'autostrada del Limbo che porta alla Terra dei Vivi. Non posso andarci a piedi. Qualcuno ci ha provato, ma non è mai tornato. Chiuso. Sta succedendo qualcosa di grosso lì dentro. Ehi, servizio!